Sport e solidarietà vanno spesso a braccetto e la città di Fano ha sempre dimostrato di esserci nel momento del bisogno, obiettivi perseguiti anche dal gruppo podistico Fano Corre e dall'Avis comunale Giuliano Solazzi, che ripropongono Giro Donando per Fano, un'iniziativa ideata da Lamberto Tonelli che si svolge ogni 4 anni in occasione delle Olimpiadi. Quest'anno l'iniziativa punterà a raccogliere fondi da destinare all'associazione Oltre l'Ostacolo per sostenere il progetto Non Vedo L'Ora, uno spettacolo teatrale con protagonisti 12 amici non vedenti e basato sulla storia di Luca Lepri e sulla sua straordinaria forza di fronte alla disabilità visiva. Giro Donando si svolgerà venerdì 2 di agosto con ritrovo alle ore 18:30 al Lido di Fano, Largo Seneca. Sul posto verranno raccolte le iscrizioni e ci sarà la possibilità di effettuare, per chi vorrà, per chi potrà, una donazione all'associazione Oltre l'Ostacolo di Luca Lepri. La partenza invece è prevista per le ore 19. A tutti i partecipanti, fine esaurimento scorte, verrà consegnata una maglietta così da identificarsi durante la corsa, la camminata, secondo quello che uno vuole fare. Praticheremo quindi un'oretta di movimento tutti insieme tra il lungomare di Fano e il nostro centro storico. Dopo quest'ora di movimento ci ritroveremo di nuovo al Largo Seneca, al Lido di Fano, sempre per così reintegrare un po' i liquidi con un po' di bevande e acqua fresca. A precedere il gruppo di podisti e camminatori ci sarà una fiaccola per omaggiare le Olimpiadi 2024. Come nelle precedenti 3 edizioni, sarà presente anche Avis per la diffusione del messaggio sulla donazione di sangue e plasma abbinato a un corretto stile di vita. Comunque Avis c'è sempre e quando c'è da mettere in circolo la solidarietà, ovviamente attraverso varie forme, in questo caso in maniera, diciamo così, sportiva, non competitiva, Avis ovviamente è pronta a dare la sua collaborazione e la sua disponibilità. Questo piccolo evento vorrà sottolineare ancora sia il discorso della prevenzione, sia il discorso della salute, ma soprattutto sia il discorso della solidarietà per chi ha bisogno, in questo caso l'associazione messa in piedi da Luca Lepri con la collaborazione poi di Fano Corre. Quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per una serata piacevole. I fondi che verranno raccolti saranno utilizzati dall'associazione di Lepri per finanziare corsi di recitazione e edizione, acquistare il materiale scenografico e permettere gli spostamenti necessari agli attori provenienti da diverse parti d'Italia. Sono 4 anni appunto che ho perso la vista, sono in un'oscurità completa e i primi 2 anni diciamo che non mi ero neanche accorto di essere cieco, perché avevo problemi, dolori incredibili agli occhi, quindi tutto passava in secondo piano. Poi appena mi sono ripreso mi sono detto: che cosa farò adesso? E la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di scrivere un libro proprio per parlare dei miei problemi, perché mi dicevano tutti: più parli dei tuoi problemi e più si alleggeriscono, rimangono ma si alleggeriscono, e posso garantire che è vero. Diciamo che quando succedono queste cose, almeno nel mio caso, c'è stato proprio un odio tremendo nei confronti della vita e nei confronti dell'umanità. È una cosa che ancora oggi mi affligge, diciamo, in maniera molto più lieve, perché ho conosciuto persone bellissime che mi hanno dato stimoli, voglia di vivere, voglia di affrontare le cose, quindi sì, non ci si deve arrendere, direi. E 1 anno e mezzo fa è nata la sua associazione LL Oltre l'Ostacolo, che fa da tramite tra le associazioni e le persone bisognose d'aiuto, sensibilizzando i cittadini alla disabilità e donando in beneficenza i fondi raccolti. Ora fare puntati sull'opera teatrale che vedrà sul palco anche lo stesso Luca. Sarà presentata a fine settembre al Festival del Buon Vivere a Forlì, ma la speranza è che diventi uno spettacolo itinerante e che possa essere portato in scena anche a Fano. Il 2 di agosto partecipate alla nostra camminata, perché tramite quella aiuterete il nostro progetto, e nel caso sfortunatamente non ci doveste essere, esiste comunque un crowdfunding, è un link che trovate nel mio sito lucalepri.it, è molto facile, aprite il sito e vi appare il link, entrate e potete fare tutte le donazioni che volete. Giro Donando per Fano è patrocinato dal Comune di Fano, assessorato allo sport. Sono stata una donatrice e anche una sportiva, devo dire. Perché dico questo? Perché queste sono le iniziative che fanno bene alla città, alla collettività. E attraverso la sinergia di più situazioni, quindi associazionistiche, sportive, in questo caso benefiche, la comunità si raccoglie in un momento importante, riflette,
aiuta e mette, diciamo, in campo quello di cui davvero tutti dobbiamo riappropriarci, non solo saltuariamente ma quotidianamente, cioè aiutare, sensibilizzare. Quindi io sono davvero grata per questa bellissima iniziativa, l'amministrazione comunale ovviamente è vicina e metterà in campo tutte le energie che servono per continuare a promuoverle e a portarle avanti.